Filo diretto. Luce sulla Sicilia. Informazione, approfondimenti e interviste. Filo diretto. Allora, sindaco, io vorrei partire dal principio, ovvero dal suo ritorno a sindaco a tutti gli effetti dopo quello che è successo. Immagino che sia stato molto colpito dalla coesione con cui è stato sostenuto il suo ritorno in un momento soprattutto molto particolare, non solo per Catania ma per tutta la nostra regione e per tutta l'intera Italia. Sia un messaggio importante questo, no? Il fatto che opposizioni e comunque chi la sostiene abbia voluto in maniera totale, globale, lei al suo posto in questo momento di difficoltà. Sì, certamente quello che lei ha detto rappresenta l'elemento più piacevole di questa vicenda, certamente non altrettanto piacevole. Io ho ricevuto grandi attestazioni di stima, di affetto, di solidarietà da parte di qualche decina di migliaia di concittadini catanesi che voglio ringraziare pubblicamente. Grazie a queste attestazioni di stima e di affetto io ho trovato la forza, l'energia e la determinazione per combattere una battaglia legale che ha conosciuto una vittoria parziale ma certamente molto importante il 5 dicembre. E quindi grazie di cuore a tutti i catanesi per l'affetto e la stima che mi hanno puntualmente dimostrato. Mi sono sentito una sorta di leone in gabbia in questi 4 mesi e mezzo. Ho ripreso a servire la mia città come merita di essere servita, con l'entusiasmo e la passione di sempre, forse con una determinazione ancora più marcata, e credo che sia evidente a tutti quello che comunque si sta facendo in questa città, nonostante il 1.580 milioni di euro di debiti che abbiamo ereditato, nonostante il dissesto che abbiamo ereditato, ma con l'amore per la nostra città credo che si possano superare anche questi problemi economici, finanziari e burocratici amministrativi. Ecco, sindaco, prima di passare, diciamo, a qualche aspetto tangibile del vostro lavoro delle ultime settimane, credo che parallelamente alla battaglia di cui ha parlato ce ne sia stata un'altra altrettanto importante, che era quella di reggere la baracca, tra virgolette, di una città che in questo momento è stata investita, no, dalla pandemia, forse più di altre, visto anche da dove arrivava la città di Catania, ovvero dal dissesto, insomma, tutto ciò che lei ha già anticipato. Ecco, questa battaglia come procede? Anche perché siamo reduci dagli ultimi interventi. Ieri la regione ha stabilito che la Sicilia è zona arancione, però una zona arancione rinforzata. Lei ha chiuso le scuole, così come anche il sindaco di Palermo, con un'ordinanza. Ecco, che momento stiamo vivendo? Come lo vede lei da sindaco, diciamo, che magari ha la situazione più chiara in questo momento? È un momento molto difficile, anche questo è un momento che nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di dover vivere. Io dico sempre ai miei amici, lo voglio dire pubblicamente anche a tutti coloro i quali ci ascoltano, se nel febbraio del 2020 qualcuno avrebbe potuto soltanto ipotizzare che per oltre un anno, forse per un anno e mezzo, tutto il mondo sarebbe stato coinvolto da una pandemia, nel XXI secolo sarebbe stato rinchiuso in qualche struttura psichiatrica. Ebbene, ahimè, abbiamo vissuto il dramma della pandemia che ha prodotto nella nostra terra disastri dal punto di vista sanitario, non paragonabili però a quelli che sono registrati in Lombardia, in Veneto, in Emilia, in Piemonte, ma dal punto di vista economico, ritengo di poter dire senza timore di smentita, disastri aggiuntivi rispetto all'opulento nord-est, all'opulento nord-ovest. Abbiamo cercato di affrontare questa emergenza cercando di agire in sinergia con le altre istituzioni regionali e nazionali. Talvolta ci siamo trovati su posizioni parzialmente diverse, ma con grande rispetto istituzionale. E quindi lei faceva riferimento, per esempio, all'ordinanza di chiusura di tutte le scuole venerdì e sabato. Noi lo abbiamo fatto insieme a pochi altri sindaci perché vi era grande confusione, vi era grande incertezza. La giunta regionale si stava riunendo alle 21 di sera e quindi abbiamo preferito comunque dare una prospettiva di chiarezza soprattutto alle famiglie, oltre che ovviamente ai docenti e ai presidi che erano in attesa di queste scelte che la regione siciliana avrebbe compiuto in quelle ore. Ma a prendere alle 22 di sera di una imminente chiusura o meno sarebbe stato drammatico dal punto di vista organizzativo per le famiglie, perché ovviamente un bambino che non va a scuola
deve essere accolto all'interno della propria casa o all'interno della casa di qualche parente. Quindi abbiamo preferito fare quella scelta. Sono convinto che sia stata la scelta giusta, perché la tutela della salute è un'assoluta priorità, e abbiamo uniformato anche quello che stava accadendo fra le scuole elementari e le scuole superiori. Dal punto di vista economico, credo che la mia amministrazione abbia fatto tantissimo, nonostante il dissesto. Io ricordo a me stesso, ricordo a chi ci ascolta, che abbiamo sancito la riduzione del 60% della Tari da marzo fino al 31 dicembre per tutte le attività commerciali, che poi troveranno una compensazione nel 2021, perché la certezza di quel contributo straordinario della regione siciliana che ci ha permesso di immaginare questa misura si è avuta soltanto a fine dicembre, e quindi noi andremo in compensazione rispetto a quanto dovuto nel 2021. Abbiamo ridotto dell'85% la tassa occupazione suolo pubblico per tutti i bar e i ristoranti della nostra città su base annuale, quindi andando ben oltre anche rispetto ai disastri che la pandemia ha arrecato. Abbiamo ridotto del 75% la tassa occupazione suolo pubblico per tutti i venditori ambulanti dei mercati storici della fiera della pescheria, dei mercati rionali, del 50% per i mercatini artigianali. Abbiamo fatto tantissimo, nonostante siamo un comune in dissesto, siamo orgogliosi di questo. Stiamo valutando se siamo nelle condizioni di poter estendere queste misure anche per alcuni mesi del 2021, ma non sono in condizioni in questo momento di poter dare questa certezza, ma stiamo lavorando a questo obiettivo. Comunque i catanesi si sono comportati complessivamente in maniera positiva, perché hanno rispettato le norme. Ci sono sempre le pecore nere all'interno di tutti i greggi, ma complessivamente credo che il bilancio sia stato positivo. Ovviamente Catania è una città molto dinamica, sede di università, sede di un aeroporto internazionale, sede di un porto, quindi anche i dati catanesi superiori in termini di contagiati rispetto ad altre città della nostra terra sono, ritengo, il frutto di queste riflessioni che ho esternato. Ma ribadisco, dal punto di vista sanitario non abbiamo vissuto il dramma di altre città, di altre regioni, e quindi questo ci fa piangere con un solo occhio. Ecco, faccio una domanda al pogliese padre, genitore, marito. Ecco, chiedo, sotto questo punto di vista, la preoccupazione per i dati crescenti la faceva propendere magari ad una zona rossa, seppur limitata nel tempo, magari per contenere? Più alta la preoccupazione in questo momento, la speranza e la necessità di tenere tutto aperto per evitare il tracollo dal punto di vista economico? Più la preoccupazione per la pandemia o, diciamo, il buon senso nei confronti delle attività in questo momento? Questa è una pertinente e bella domanda. Non è semplice trovare la sintesi fra queste due esigenze prioritarie, ma ritengo si debba fare il massimo affinché si possa trovare la sintesi. L'emergenza sanitaria è un'assoluta priorità, ma anche l'emergenza economica è un'assoluta priorità. Si dice molto spesso, dal marzo del 2020, che potremmo salvarci dal Covid-19, ma ci potrebbero essere poi delle morti, fra virgolette, dalla crisi economica determinata dal Covid-19. Quindi dobbiamo agire attraverso il buon senso. Credo comunque che l'ultima scelta, sia del governo nazionale che del governo regionale, sia assolutamente condivisibile, nel tentativo di trovare questo punto di incontro e questo punto di sintesi. Ma ovviamente non possiamo bloccare totalmente la nostra vita, perché ribadisco, andremo incontro a suicidi e anche a chiusure di attività imprenditoriali, commerciali, con disastri arrecati per decenni, non soltanto per qualche mese. Sindaco, ho le ultime due curiosità da chiederle. La prima: abbiamo visto un grande lavoro, diciamo, per riqualificare delle zone di Catania che erano disastrate, ecco, diciamo così. Tra l'altro mi piace anche sottolineare, parlavamo prima di forze di opposizione e di maggioranza, mi piace anche sottolineare come l'ex sindaco Bianco abbia rivolto a lei pubblicamente dei complimenti per la gestione del boschetto della Playa.
Ecco, non è solo il boschetto della Playa, perché abbiamo assistito a tante iniziative di questo genere, tra l'altro tra le buone notizie anche quella relativa al palazzo di cemento di Librino, con gli appartamenti che saranno consegnati. Ecco, mi sembra di poter dire che in questo momento il lavoro del comune, suo e della sua squadra, sia atto a cercare di riqualificare un po' Catania anche dal punto di vista proprio non soltanto dell'estetica, dell'utilità, ma anche della valorizzazione del territorio. È un messaggio che spesso si è lanciato ai cittadini catanesi, che a volte sono un po' restii, però forse stanno cominciando, diciamo, ad apprezzare anche una Catania un po' più pulita. Poi parliamo magari anche di rifiuti, ma intanto sotto questo punto di vista mi sembra che sia stato fatto un lavoro importante. La ringrazio di cuore per quello che ha detto, che credo sia evidente a tutti, ma non tutti hanno la stessa onestà intellettuale sua, e devo dire anche di Bianco, ogni tanto dopo qualche attacco assolutamente inopportuno e non motivato, però ovviamente è stato quasi costretto a ringraziare la nostra amministrazione per quello che si sta facendo nel caso specifico sul boschetto della Playa. Comunque ho apprezzato quello che il mio predecessore ha voluto pubblicamente dire alla città, non soltanto al sottoscritto. Io sono molto felice e orgoglioso di quello che stiamo facendo, ribadisco, perché a Catania non tutti lo hanno percepito. All'interno di un comune in dissesto, con 1.580 milioni di euro di debiti ereditati, non determinati, nonostante questo abbiamo salvato la città, abbiamo intrapreso molteplici sentieri qualificanti per la nostra città, che non sto qui ad esternare perché credo che ci sia la necessità di qualche ore di trasmissione. Ma sul tema, per esempio, della riqualificazione di alcune zone della nostra città, sono felice e orgoglioso che tutti lo stiano percependo, ed è opportuno che si sappia che tutto ciò sta avvenendo a costo zero per le tasche dei nostri concittadini. Le riqualificazioni delle rotonde di Montepò, di Viale Bolano, del Tondo Gioeni, della circonvallazione, della zona industriale, alcune delle quali già inaugurate, altre verranno inaugurate qui a breve, hanno comportato per questi bravissimi ed illuminati imprenditori catanesi l'esborso di centinaia di migliaia di euro per ogni iniziativa. 250.000 euro è stato l'impegno della Di Martino, per esempio, è giusto dirlo, certo, per quanto riguarda la rotatoria di Montepò, con 5 anni anche di gestione della manutenzione ordinaria. Per le altre iniziative si parla di investimenti di 80.000, 100.000 euro, e quindi sono felice e orgoglioso che questo sia verificato in questa città. C'è una sorta di corsa a servire la nostra città da parte degli imprenditori. Basti pensare a quello che è accaduto durante le festività natalizie nel 2018, nel 2019, dove abbiamo regalato alla nostra città le luminarie, che nel passato incidevano per centinaia di migliaia di euro sul bilancio del comune e quindi sulle tasche dei concittadini, i mercatini artigianali in Piazza Università, con quello spettacolo che è stato veicolato sui social media in tutto il mondo, e abbiamo offerto i due grandi concerti, il 30 e il 31, sia nel 2018 sia nel 2019, con oltre 25.000 persone ad anno, sono dati ufficiali della questura, non del sottoscritto. Tutto questo è stato fatto a costo zero per le tasche del catanese, quindi per il bilancio del comune, grazie agli imprenditori privati. Noi abbiamo lanciato un appello alla città nel momento più delicato della storia della nostra città, che è stato accolto, e quindi voglio ringraziare tutti gli imprenditori per quello che hanno fatto. Abbiamo dato vita a uno sforzo immane anche sul settore delle manutenzioni del comune, quindi anche lì a costo zero, con la tassa di soggiorno, anche lì senza spendere un euro di soldi dei catanesi, ma grazie all'incremento turistico che abbiamo determinato in 2 anni, triplicando l'introito della tassa di soggiorno, abbiamo finanziato delle splendide iniziative, una fra tutte l'illuminazione del Castello Ursino dopo 15 anni di un buio assoluto che non rendeva giustizia ad uno dei monumenti più belli e più caratterizzanti della nostra terra. Abbiamo fatto tantissime cose. Lunedì andremo a consegnare i 96 appartamenti alle famiglie che aspettavano questo momento da oltre 5 anni. Siamo felici e orgogliosi di questo, quindi credo che stiamo facendo tantissimo, ripeto, soltanto con l'amore per la nostra città, l'entusiasmo e la passione, a costo zero per i catanesi, e sono felice che tutti lo stiano percependo. Ecco, rispondere il dissesto alla prossima domanda credo che sia scontato, quindi le chiedo magari di variegare un po'. Ecco, parliamo un po' di problematiche ancora
irrisolte, no? Sappiamo che c'è il problema dei rifiuti, che è un problema annoso, con questi discariche che nascono in punti diversi della città, sia nel centro che nelle periferie, soprattutto nelle periferie, lì dove qualcuno va inopportunamente a scaricare i propri rifiuti. Sappiamo che anche su questo fronte l'assessore Cantarella si è speso molto con le videoriprese, che sono questa iniziativa assolutamente corretta dal mio punto di vista. Il problema delle strade, lei è stato alla zona industriale, quindi questi allagamenti quando c'è maltempo, insomma ci sono un po' di problematiche. In questo momento quella che la preoccupa di più, la problematica che la preoccupa di più della città di Catania in questo momento qual è? È quella dei rifiuti, lo dico con estrema sincerità, con la stessa sincerità con cui ho esternato eccezionali risultati che abbiamo conseguito. Devo dire che non sono assolutamente felice e soddisfatto di quello che è stato fatto su questo tema. Lo dico con grande umiltà, Fabio Cantarella ha fatto un lavoro eccezionale, lo ringrazio giornalmente, ma ovviamente in questo momento abbiamo una percentuale di raccolta differenziata imbarazzante. L'ultimo mese pare che sia superiore al 13%, ma fino a qualche mese fa del 6-7%. E non è possibile, io l'ho detto all'azienda che ha vinto la gara 2 anni fa, noi ci saremmo aspettati molto di più all'interno di un quadro in cui è opportuno rimarcare la differenziata è organizzata attraverso il porta a porta soltanto in una parte limitata della città con 40.000 catanesi. I restanti 275.000 la fanno, la dovrebbero fare con i cassonetti di prossimità. Quindi vi è una criticità oggettiva, ma ovviamente dobbiamo raggiungere percentuali decisamente diverse. Grazie però alla collaborazione dei nostri concittadini. Lei lo ha detto prima e la ringrazio anche per questo. Noi ogni giorno assistiamo a discariche abusive che nascono come i funghi, andiamo a bonificarle con un dispendio aggiuntivo di risorse economiche, dopo qualche ora ci ritroviamo nella stessa situazione, non è più possibile tutto ciò, noi andremo a punire chi sbaglia e quindi i catanesi sappiano che tolleranza zero ci sarà per chi andrà a deturpare la nostra città, ma dobbiamo fare uno sforzo organizzativo. Noi abbiamo anche sancito moltissime multe a chi ha gestito il servizio di raccolta rifiuti, a differenza del passato, permettetemi di dirlo, ma comunque ora ci sarà la gara settennale quando verrà finalmente pubblicata con il porta a porta su tutta la città e quindi io mi auguro di poter aumentare in maniera significativa la percentuale differenziata che comporterà una riduzione della Tari, lo voglio dire per l'ennesima volta ai nostri concittadini, fare la differenziata è fondamentale perché riduce il conferimento di scarica e quindi riduce il costo complessivo che il comune deve sobbarcarsi, che poi deve essere ripartito a tutti i concittadini. Quindi più raccolta differenziata si fa, meno si spende e meno saranno le tasse. Quindi i catanesi devono capire che fare la differenziata è importante non soltanto per la tutela dell'ambiente, di per sé già sarebbe fondamentale farlo, ma è importante anche per le proprie tasche. Quindi mi auguro che anche questo elemento possa indurre i catanesi a rispettare in maniera più significativa le norme. Ecco, nel mito della catanesità ci sono due punti che sono centrali e lo sono certamente anche per lei. Uno è Sant'Agata e uno è il calcio catanese, no? Il catanese, sia quello che vive Catania, sia quello che non lo vive, anzi forse ancora di più, sono attaccati a questi due emblemi della catanesità. E a questi due aspetti mi rifaccio nelle ultime mie considerazioni e qui chiedo di rispondere. La prima: festa di Sant'Agata annullata, ci saranno solamente dei riti a carattere celebrativo religioso. La città di Catania anche in questo caso mi sembra di poter dire ha risposto molto bene, nonostante qualcuno, qualche fanatico avrebbe voluto la festa a tutti i costi, è prevalso il buonsenso, questo è un ottimo segno. A mio avviso sul fronte sportivo invece abbiamo assistito ieri ad un rinvio della data, era prevista proprio per oggi, della firma di questo preaccordo. Un peccato, perché quando si dà una data ci si aspetta sempre tanto, cresce l'entusiasmo, però con la promessa che la prossima settimana, con la presenza qui da Copina che le ha conosciuto, si possa arrivare alla chiusura di questo affare che possa anche comportare per i tifosi un ritorno alla tranquillità, ecco, dopo anni un po' difficili. Infatti, per chiunque a Catania, Sant'Agata e il Catania Calcio rappresentano elementi indissolubili della nostra identità, senza mischiare il sacro col profano. Chiaramente. Sono delle constatazioni assolutamente oggettive. Anche qui il sottoscritto e ovviamente l'arcivescovo
non avrebbe mai potuto pensare di dover diramare quel comunicato stampa l'altro ieri, ma sono felice che i catanesi lo abbiano compreso. Sarebbe stata una follia immaginare di organizzare la festa di Sant'Agata nel 2021 come l'abbiamo sempre vissuta, con lo stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo, con 500, 600, 700 mila persone che il 3, il 4, il 5 e per l'ottava vanno ad assepiare, diciamo, il centro storico della nostra città, altro che un metro di distanza. Siamo bocca, tutti assolutamente a pochi centimetri di distanza, quindi credo che sia stata una scelta doverosa. Noi andremo poi a confrontarci giovedì all'interno del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, la presenza del prefetto e ovviamente l'arcivescovo, con tutte le altre autorità delle forze dell'ordine della nostra città, per capire cosa si può fare e come si può fare, ma ovviamente limitando il tutto esclusivamente alle cerimonie religiose in diretta streaming, in diretta televisiva, con limitazioni oggettive, ma credo che sia doveroso farlo. Sant'Agata lo comprende meglio di altri e lo stanno comprendendo anche i catanesi, e sono felice di questo. Lo stiamo facendo nell'interesse della nostra città e dei nostri figli. Io ricordo quello che è accaduto l'anno scorso a Milano, al San Siro, quando si è svolta la partita europea dell'Atalanta a fine febbraio con circa 30.000 persone. Quello ha rappresentato un fatto che ha determinato i numeri devastanti della pandemia a Bergamo. Immaginate cosa vuol dire non in uno stadio comunque abbastanza ampio quale San Siro con 30.000 persone, ma in una città come Catania assistere ad eventi con 100-600.000 persone. Era una scelta certamente triste, ma assolutamente doverosa, e siamo felici di averla fatta. Poi divulgheremo tutte le notizie in merito a quello che riusciremo a fare. Per quanto riguarda il Catania Calcio, io ho avuto modo, come certamente sapete, di incontrare Giota Copina. È stato un incontro molto piacevole, di grande empatia. Ho percepito già l'amore per i colori rossazzurri, per la nostra città, alcuni progetti ambiziosi non soltanto nel settore calcistico. Ci sono alcuni aspetti che si devono chiarire. Mi sono confrontato con l'avvocato Ferraù, mi sono confrontato in queste settimane con Gaetano Nicolosi, con Riccardo Salice, con Nuccio Laferlita, con Nicole Mura, con Vullo, con moltissimi imprenditori eroici della Sigi, che voglio per l'ennesima volta ringraziare pubblicamente, perché il 23 luglio hanno fatto un miracolo e hanno fatto una scelta assolutamente irrazionale dal punto di vista imprenditoriale, ma l'hanno fatta per salvare la Serie C, ovvero la Lega Pro, per salvare la matricola 11.007 a cui siamo tutti visceralmente legati, quindi dobbiamo intanto ringraziarli. Ma sono sicuro che questo rinvio è soltanto il frutto di alcuni punti da chiarire, ma tutto verrà chiarito a breve e il Catania Calcio passerà nelle mani di Giota Copina, con un cuore rossazzurro però che batterà molto forte all'interno di questa società, con imprenditori che rimarranno oltre a Gaetano Nicolosi. Sono felice di questo. Grazie al sindaco di Catania Salvo Pogliese per la sua disponibilità. Grazie a voi. Filo diretto. Luce sulla Sicilia. Informazione, approfondimenti e interviste. Filo diretto.